Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua. Allora, siamo tornati anche questa sera con PES 2016, con la Master League live di PES 2016. Dunque, eravamo rimasti con il nostro Sassuolo all'inizio campionato, mercato non ancora chiuso, c'è la partita che incombe col Verona. Quindi buttiamoci subito in partita. Non mi ricordo come stavamo messi con le trattative. Intanto buonasera, siete già tanti in chat, vedo buonasera a tutti. Il Sansa Giulio, sì, giusto. A proposito, ho sistemato le divise, ne ho fatta una nuova, le ho anche caricate su un sito, insomma, da dove potete scaricarle. Dopo vi passo il link, credo non si possa fare via chat, comunque poi ci pensiamo prima che finisce il live. Dunque, trattative, c'è subito una novità in trattative, vediamo di cosa si tratta. Trattative in corso. Allora, io non mi ricordo come stavamo messi. C'era sto Schneiderlin che potevamo prenderlo se accettava. C'era anche Xhaka e Maher che mi costa 19, che è troppo. C'era Xhaka che mi costa 12. Schneiderlin, devo prendere uno di sti due, insomma. E tra i due, francamente, credo che Schneiderlin forse è più adatto, ma io direi di prendere questa decisione dopo la partita, se si è d'accordo. Vediamo un attimino lo schema di gioco per vedere come siamo messi. Cioè abbiamo Magnanelli, Taider, certo che affiancare lì magari uno Xhaka vicino a magari al posto di Magnanelli, beh, sarebbe mica male. Sì, forse facciamo così, voi che dite? Quanti spettatori ci sono? Non lo so perché. Allora, a me ne segna 211, però non so se va bene, se è aggiornato. E, ok. Vabbè, io direi di prendere la decisione sul mercato dopo questa partita. Andiamoci a giocare la partita con il Verona. Quindi facciamo avanzamento, prossima partita. Ok. La divisa, allora vi faccio vedere la divisa. Allora, questa qui l'avete vista anche l'altra volta, quella che ho creato l'altra volta. Ho aggiustato soltanto il colletto e qualche piccola rifinitura. Vi faccio vedere quella nuova che l'ho creata volendo fare quella del portiere in realtà, però poi mi intrigava di più metterla come seconda perché è veramente brutta. E quindi è questa. Mi era venuta l'idea l'altra volta dal portiere che sembrava un po' arcobaleno e quindi ho voluto esagerare. Ho fatto sto schifo qua. E poi c'è quella, vabbè, quella, la seconda divisa l'ho messa come divisa del portiere in sostanza. E andiamo a giocare però adesso, dai. La formazione lasciamola com'è perché va bene così. Andiamoci a prendere questi 3 punti. Prova a vedere, Vilena, Angione, giusto, giusto, giusto. Alza la qualità, ragazzi, purtroppo non posso farlo, la mia connessione non me lo consente. Ho soltanto un mega in upload, meglio di così purtroppo non posso fare. Anche perché se alzo di più dopo comincio a droppare i frame, anzi, cioè, vedo che ho droppato qualcosina, appena 40 frame. Speriamo che regga, che sia almeno stabile. Ok, cominciamo. Abbracci in campo prima di questa importantissima partita. Ricordo che avevamo fatto un botto enorme di mercato l'altra volta, che era Douglas Costa, che aveva esordito con un gol. Quindi abbiamo cominciato benissimo. Ecco, cominciamo benissimo anche adesso. Con Douglas Costa che sbaglia ma recupera subito. Bravo, bravo. Ah, ho aggiustato anche il numero. Boh, ho preso 200 punti perché ho cambiato le tattiche, non l'ho fatto neanche apposta. Ho aggiustato anche il numero, l'ho messo di un colore un po' più visibile perché l'altra volta era rosso, non era, francamente, non si vedeva neanche. Ok, Magnanelli. Avanza Magnanelli, davanti a lui chiede palla Zaza. Contentato Zaza. Fermato poi. Avanza Brivio a sinistra. Jankovic. Per Brivio. Va a chiudere Versalico, un po' in ritardo. Brivio mette questo. Vede, il portiere ha messo la divisa che inizialmente avevo messo come seconda maglia. Quella bianca, grigia, insomma. Douglas Costa, Peluso a sinistra, molto spazio. Davanti a lui c'è Zaza che chiede palla. Peluso però non è convinto. Allora torna indietro. Da Magnanelli. E di qua c'è molto spazio per Versalico. Avanza Versalico. Alfredson lo fronteggia. Si
si allarga il terzino croato. È croato versatile così. Sansone, zona tiro, ma tutto chiuso. Si va da Peluso dall'altra parte. Provaci, Peluso, provaci. Il sinistro di Peluso. La parata di Rafael. C'è cioè in porta, boh. Vicino al gol, Peluso. Questa rasoiata di sinistro. Divisa ignorante. Dopo la proviamo la divisa. Sono curioso di vederla anche perché l'ho creata oggi pomeriggio. Non l'ho ancora vista in game com'è. Allora, Berardi. No, ho corsato male stavolta. Beh, mica tanto, mica tanto. Peluso ancora, riprovaci, Peluso. Sinistro, boom. Alto stavolta, alto. Ah, ecco cosa non ho guardato. Non ho guardato quanto budget avevamo. Non mi ricordo con quanto budget eravamo rimasti. Perché, sì, un centrocampista va preso comunque. Perché se riesco a mettere qualcuno al posto di Magnelli sarebbe il massimo. Forse anche al posto di Dedé, non so chi togliere dei due, francamente. Però un centrocampista va preso, almeno uno. E poi non so cos'altro bene. Però Dedé non è male. Eccolo proprio Dedé, non perde un contrasto, sta centro da Dedé. Tutto chiuso però, senza perdere il pallone, riesce a girarlo su Berardi. Versalico, sempre molto alto. Sta centro Versalico, Alfredson lo chiude in angolo. E va Berardi. Bah, non sono convinto che di lasciare Berardi a battere gli angoli. Comunque, Berardi mette subito un assist sulla testa di... Chi l'ha fatto? Ah, Sansone. Eccolo qua, Sansone che va ad esultare. Perfetto. Bene così, bene così. Esultanza di tutti i giocatori e via. Come ha fatto a creare la divisa? L'avevo spiegato l'altra volta, lo ripeto velocemente, intanto che gioco questa partita. In pratica, ho cercato su Google il file Photoshop base per la divisa, cioè di fatto lo schema della divisa di PES da modificare poi a piacimento. Mi sono messo a perdere tempo un pochino con Photoshop e ho creato queste divise. Poi per la prossima volta, se mi ricordo, creo anche il logo. Metto proprio il logo di Spazio Games e lo metto come scudetto della squadra. Togliamo proprio Sassuolo e lo facciamo diventare Spazio Games FC. Oddio. L'ha presa? Ok. E niente, tra l'altro dicevo, vi ho caricato su un sito di quelli per caricare file, insomma. Vi ho preso una cartella, ci ho messo dentro queste divise più lo schema Photoshop. Quindi potete scaricarlo poi da lì. E adesso non. Questo non è. Vabbè, quello è rigore, però vabbè. Non. Aiuto. Scusate, faccio fatica a fare un discorso elaborato e di senso compiuto mentre gioco un gioco di calcio. Stavo dicendo. Vi ho messo in questa cartella zippata le tre divise che avete visto prima. Quindi questa nera, quell'arcobaleno e quella che ha il portiere. Vi ho messo anche il file Photoshop. Aiuto. E con lo schema base della divisa. Quindi se siete pratici di Photoshop, in quella cartella trovate anche il file e potete editarlo a vostro piacimento e farvi una divisa personalizzata. Credo comunque se non siete capaci a farlo che trovate anche qualche tutorial in giro per il web se cercate. E non so come passarvi il link perché credo che se ve lo passo in chat non sia permesso credo mettere i link, quindi casomai più tardi ve lo posto al volo sulla mia pagina Facebook. E andate lì e ve lo scaricate. E magari tra un paio di partite mi fermo 30 secondi e lo posto su Facebook. Allora, riprendiamo con la partita, che intanto stiamo gestendo piuttosto degnamente. Tider. Douglas Costa. Avanza Douglas Costa. Tutto chiuso però. Allora si ferma e torna da Tider. Tider prova il cambio di gioco. Per Versalico, che è sempre molto presente nella fase offensiva, però Versalico il tiro, l'aveva messa quasi sotto l'incrocio. Ok, calcio d'angolo, giusto perché l'aveva parata.
Quindi corner, il cross verso Zaza, pallone allontanato, arriva Versalico. No, male, lo cicca, attenzione. Taxidis, avanza Taxidis. Luca Toni. Cannavaro. Poi Magnanelli. Vado a Berardi, fallaccio su Berardi. Si gioca per il vantaggio. Ma non so se l'arbitro ha fischiato, cioè ha dato vantaggio se non l'ha proprio fischiato il fallo. Dove è scosta? S'appoggia Antei. Antei per Sansone, guardalo come sale Peluso, bravo. Chiede palla a Zaza, lo cerca Peluso, lo prende in controtempo, ma ci arriva Berardi. Tra le braccia di Rafael però, debole il colpo di testa. E allora Rafael rilancia. Cannavaro di testa. Finisce qua il primo tempo, 1-0. Decide il gol di Sansone, sì, Sansone. Allora. Un po' i commenti, va. Le punizioni in PES io non sono, non ho ancora imparato a batterle, però è vero pure che ne ho battute poche. Prova Basler dopo per il centrocampo. Sì, l'avevamo visto la volta scorsa, possibile Basler, mi sembra che l'avevamo già visto, non mi ricordo. Verso che ora finisce la live? Verso le 11:30 più o meno, diciamo che facciamo un paio d'ore. Come sempre, insomma, cerco di stare entro le 2 ore in modo da caricare poi la replica integrale su YouTube. Taider. Sansone. Sovrappone Peluso. Chiede il 1-2 della scosta. Eccolo Peluso. Sul fondo. S'accentra, vada della scosta. Dietro per Taider. Se mi sale Versalico, no, non sale Versalico, allora torniamo da terra scosta. Prova, prova, prova. Fallo. No, si gioca. Mi si è spento il monitor, aiuto. Ok. Versalico, eccolo. Taider. Centralmente per Zaza che viene incontro. Salito Versalico, di fianco a lui Berardi. Berardi, Berardi fino in fondo, il cross in mezzo basso, non era male l'idea. Sto microfono davanti che mi impalla un pochino, però non so come altro mettermi. Allora, dalla scosta. Peluso. Peluso s'accentra. Poi serve Magnanelli, Versalico. Versalico prova il sinistro giro debole. Non una grande idea questa. Facciamo un po' meglio, ce l'ho un po' davanti io adesso, però vabbè, meglio di niente. Peluso, dopo la scosta. Avanza, poi serve Sansone. Pallone ancora per dopo la scosta. Zaza. Bravo, Zaza, lotta, mantiene il possesso, Magnanelli. Versalico. Dopo la scosta. Salta un uomo dalla scosta, ne salta due. Poi non salta il terzo però, che Alfredson che lo ferma. Serve Jankovic, attenzione al contropiede. Jankovic, dobbiamo fermarlo. Palo. Mamma mia, poi consigli. E qui siamo stati fortunatissimi sul palo di... Chi era? Tony quello, boh, un gigante, penso sia Tony. E poi la palla che torna tra le braccia di consigli, fortunatissimi. Siamo già dall'altra parte però, Sansone. Chiude il triangolo con Peluso che si sovrappone centralmente. Dalla scosta. Palla per Magnanelli. Prova a destro Magnanelli. Magnanelli, la sassata del capitano. Ottimo. Adesso sono ancora più indeciso tra chi togliere. Su chi togliere tra lui e Taider se prendiamo un centrocampista. Allora. Già un attimino i commenti, eh. Perché le rose non sono aggiornate? Perché non è ancora uscito l'aggiornamento per le rose offline. Sansone. Rafa Marquez. Perde palla. Zaza. Il cross. Non un granché. Poi lo stesso Zaza che recupera.
Prova col sinistro. Palla a Fildipalo, chiede scusa ai compagni, Zaza. Sto pensando di alzare la difficoltà. Adesso prima di farlo voglio prima incontrare una grande squadra per capire se effettivamente posso alzarla o se è solo perché stiamo incontrando squadre un po' così. Jankovic, fermato però, bersaglio. Magnanelli, se ne va Magnanelli. Zaza però scappava, non si sono capiti. Pisano. Saviola. Dietro per Lazaros. Laura Costa. Antei. Taider. Avanza Taider. No, non così. Non l'avevo data qui io. Lancio di Daxidis. Antei fa buona guardia. Saviola. Lancio in profondità a cercare Toni. Attenzione, Luca Toni. Luca Toni consigli. Meno male. Meno male che Toni è lento a controllare il pallone e a girarsi. Peluso. Mette giù il pallone e avanza. Peluso. Ah. Niente. Buttato giù da Trascosta. Lazaros. Si va a riprendere il pallone da Trascosta. Bravissimo. E poi Magnanelli. Fallo. Si gioca ancora per il vantaggio però Magnanelli. Provaci anche da qua Magnanelli. Prova, prova, prova. Traversa di Magnanelli, Madonna. Stava per fare un altro gollonzo. Sì, intanto durante il replay ne approfitto per leggere un po' cosa state scrivendo lì in chat. No, Taxidis. Lancio di Taxidis. Peluso per la seconda volta respinge questo pallone, poi da Trascosta fa partire il contropiede, Magnanelli. Magnanelli salta un uomo. C'è Berardi che chiede palla, eccolo. Berardi. Punta l'avversario Berardi, lo salta, poi col sinistro la mette dentro. Alziamo la difficoltà, dai. Alla prossima la alziamo perché forse è un po' troppo bassa, campione. Gol di Berardi. Magnamessi è bellissimo. Tanto buonasera anche a chi sta arrivando adesso. Berardi, forse questa è lunga. No, Berardi la tiene. Poi Moras. Ottimo. Zaza. Niente, non va. Brivio. Se no Berardi che per poco non rubava un altro pallone. Jankovic in profondità. Poi buona guardia su di lui, bersaglio. Poi Magnanelli della scosta che fa praticamente il regista in questa partita. Peluso. Avanza Peluso, guarda il movimento di Zaza, bravissimo Peluso, bravissimo anche Zaza a smarcarsi. Zaza prova a rientrare sul destro. Fermato in calcio d'angolo. Nella stanzone della bandierina. Il cross verso Zaza di testa sul primo palo, però non è messo fuori. C'è Peluso che però fa una cosa stranissima, ma finisce qua. 3-0. Buono, buono. Esordio rotondo questa sera. Tanto qui c'è qualcuno che è Jankovic, che ha qualcosa da ridire. Esulta dalla scosta. Direi partita senza storia. Allora, Berardi migliore in campo. Anche se secondo me è Capitan Magnanelli il migliore in campo. Dunque, questi i risultati della giornata. No, Internazionale Milano. È un po' più lungo. E questa è la classifica. Questa è la classifica dopo tre partite. Siamo messi bene, dai. Con 7 punti. Sì, Tagliari che lo spesso alle finte per superare gli avversari. Deve essere una tecnica su cui si selezionano l'allenamento. Sembra avere un'ottima tecnica di fuori e dentro, dentro e fuori. Si esercitano le tecniche elastiche ultimamente. Presto avrà qualche sorpresa da farci scoprire. Ah, però.
Ah, questi sono i nostri fondi. Rapporto mensile per questo mese è pronto. Contiene ogni genere di informazioni. Se siamo riusciti a giocare secondo le istruzioni di squadra, quali tattiche sono state efficaci, quali meno, e molto altro ancora. È un'utile fonte di informazioni davvero preziosa per le prossime partite. Andiamo a vedere. Ah, è questo. Ah, questa è la classifica gol, 2 gol Sansone, 2 gol Douglas Costa, 1 capitan Magnanelli, gli assist 2 Douglas Costa, valutazione media sempre Douglas Costa in primo, insomma in tutto. E questi sono i nostri risultati, vittoria 3-1 col Frosinone, vittoria 3-0 col Verona, 1-1 con l'Inter. Fallo un cambio ogni tanto, te crepano. Sì, lo so, ma ancora la rosa è un pochino corta, poi sicuramente nell'arco dell'anno, poi siamo a inizio stagione, poi sicuramente rifaremo i cambi. Ultimo giorno di mercato, devo chiudere le trattative però, perché sennò non prendo nessuno. Il consiglio sta crescendo. Sì, se mi fai fare mercato magari. Ok, le trattative in corso devono essere concluse entro oggi. Tutti i calciatori al momento sono in trattativa, hanno nuovo contratto. Abbiamo ricevuto un'offerta per Natali dal Twente e un'offerta per Floccari dal Vitesse. Ah, vedete, Buzzer infatti l'avevo già visionato. C'è stata una modifica delle trattative per il trasferimento di Buzzer e le trattative per Romagnoli si sono arenate. Vabbè, vediamo un attimino. Ah, sì, adesso mi ricordo perché avevamo venduto Natali. Allora aspetto, con calma. Trattativa in corso. Allora, Floccari si cede. A sto prezzo direi che io tratterei pure, ma se mi metto a trattare rischio che non. Accettiamo e via su 3 milioni. Non so neanche faccio in tempo a trattare. Accettiamo, prendiamo per Floccari che tanto non ci serve. Allora, io prenderei Xhaka sicuramente. Lo prendo. Sì. Ok. E a sto punto Buzzer pure. Dov'era? Buzzer? Beh, sì. 4 milioni, cavolo, per così poco lo prendo sicuramente. Senza ombra di dubbio. Anche se, ripeto, forse potrei trattare, ma ho paura di non fare in tempo, meglio prendere quello che viene. A sto punto io non so se riusciamo a prendere anche Schneiderlin, però. Mi viene il dubbio che forse ce la facciamo, 10 milioni. Ma sì, dai. E Rekic? Rekic però ne volevano. Io ho paura che però poi i conti vadano in rosso. Ah, Xhaka lo prendiamo sicuro. Non so se rischiare prende anche Schneiderlin. Oppure al limite Rekic. 11 milioni e 4 per Rekic, 10 per Schneider, vediamo un attimino la rosa, vediamo di cosa abbiamo più bisogno. Vediamo intanto che dite voi, Rekic è una bestia, infatti. Buzzer è un CC, è segnato come difensore ma non è. No, in realtà Buzzer può fare tutto, Buzzer può fare il difensore centrale, il mediano e persino il centrocampista. Però può fare anche il difensore. In realtà, lui nella realtà gioca davanti alla difesa, però può fare anche il difensore centrale tranquillamente. Dunque, sezione manuale. E comunque a noi interessa quello che è qui su PES. Quindi se qui è dato come difensore centrale va bene. A noi tanto servono tutte e due, serve sia un mediano che. Allora, a noi difensori centrali, volendo io, questi li ho venduti, Natali, Terranova. Prendo Buzzer, aiuto, mi si è spento tutto. Alla fine si potrebbe fare. Potremmo provare anche a prendere Schneiderlin. Ma sì, dai, proviamo. Tanto non penso che andiamo sotto. Budget stipendi a 14. Non lo so. Scuola viene pagata il. Dunque. Ok. Cioè abbiamo 35, l'ingaggio è 20. Ne rimangono 14. Sentite, andiamo avanti un attimino così, va.
Vabbè, Regic. Nadal, che avevo detto. Accetta, accetta. Accetta Nadali, Floccari, accetta. Ho accettato, ok. Ah, Maher sicuro. Fine, basta. Cominciamo a togliere quello che è di troppo. Romagnoli è finito, ok. Rechi, allora, Xavier l'abbiamo preso. Buzzer pure. Non so se me li conta già, sì, il contare me li conta, credo. Dai, aiutatemi. Prendiamo Rekik o prendi forse è il caso che prendiamo Rekik, però. Ma sì, dai, diventa più forte. Rekik è una bestia. Ok. Guarda quanto vogliono. Non facciamo in tempo a far bisogno all'altra gente. Cioè, ma l'Artander mi ha convinto, in effetti. Prendi Rekik, che effettivamente ne abbiamo più bisogno. Abbiamo già preso Xhaka, quindi in realtà non serve prendere anche Schneiderlein, perché aggiungo io, se Magnanelli è quello che abbiamo visto nell'ultima partita, direi che può anche giocare lui. Prendiamo Rekik, che vedo che siete convinti tutti, io mi fido di voi. Ok. Spero di non essere andato sotto, vabbè. Avanziamo. Quali sono? Dai, continua, continua. La miglior squadra del mese, vediamo. C'è Douglas Costa, c'è Peluso nella squadra del mese. Giorno di paga. E quindi le trattative? Fondi corrente. Ok. Quindi li ho presi. Natali se n'è andato, Floccari se n'è andato, tre nuovi giocatori si sono aggregati alla squadra, le trattative per il trattenimento di Snyder si sono arenate, vabbè, dispiace, casomai riproveremo a gennaio se serve, se è il caso. Eccolo Xhaka. Allora, andiamo subito a fare la squadra. Allora, Xhaka lo mettiamo al posto di... Fra, io potrei fare... Ecco, Magnanelli mediano, che è il suo ruolo naturale. Xhaka qui CC, Douglas Costa, perfetto. Poi mettiamo Buzzer al posto di Antei. E Rekik al posto di Cannavaro. L'unica cosa. Allora, vediamo un attimino. Ah, Rekik è mancino. E Buzzer è destro, quindi li ho invertiti. Devo mettere Buzzer a destra, Rekik a sinistra, Peluso per Sabella, così mi piace. Ok, Taider lo portiamo ovviamente in panchina. Perfetto. Ottimo. Mi piace così. Mi piace. Shaga, Magnanelli, la scossa. Bella. I numeri. Andiamo a vedere un attimo i numeri. Shaga al 34, no. Brutto. Che numeri liberi abbiamo qua? Il 14 diamogli a Shaga. Ha la faccia da 14 lui. Rekik il 2, Buzzer il 27, ma sì, se ne frega. Bene così. Trattative, che novità ci sono? Vabbè, che se è arenato Schneider, non mi dispiace, amen, vabbè. La prossima è contro il Torino. Io direi di provare a farne un'altra e poi casomai alzo la difficoltà se vedo che anche stavolta è troppo facile. Peluso è una roba dei nuantri, è bellissimo. Allora, non rischiare a togliere Cannavaro, l'esperienza serve. Metti Rekik al posto di Antei. Lo so, però io preferisco far giocare i giovani, sinceramente. Anche perché li abbiamo comprati. Mettere Cannavaro che ha 85 anni, francamente, boh. Vediamo come va. Proviamo così.
Avanza. Prossima partita. Oh, giochiamo con la divisa bianca qui, va. No, non loro, noi. Oh, questa bellissima divisa arcobaleno. Bella. Bellissima. Via. Tra l'altro, a proposito di ignoranza, ci ho messo una chicca su questa maglietta. Adesso ve la faccio vedere un attimino dal replay. Madonna, vederla dal campo fa venire mal di testa. Mamma mia. È stranissima. Comunque, andiamo a vincere sta partita, va. Vediamo come vanno i noi arrivati, soprattutto. Bravo, Rekic, subito. Per Peluso. No, avanza Peluso. Tende la sovrapposizione di Sansone che tarda ad arrivare. Comunque rimessa laterale. Peluso. Cambio di gioco a cercare Versalico. Versalico centralmente per Douglas Costa. Che temporeggia un po' troppo. Oddio. Bravo Buzzer. Avanza Buzzer. È male però, male questa. Oh, Douglas Costa ha anche gli scarpini intonati perfettamente con la divisa. No, no, no. Bravissimo, consigli. Giù, giusta palla, dai. Verso Douglas Costa, che lotta di testa. Piccolino, non ci arriva. O meglio, ci arriva, ma serve il giocatore del Torino. Poi Magnanelli in scivolata. Xhaka, anche lui con gli scarpini celesti. Pallone subito per Douglas Costa. Gran palla di Xhaka. Prova, prova, prova. Tiro di Douglas Costa tra le braccia di Padelli. Bravo Buzzer, Vives, Amaury, Gonzales, Bruno Beres, Amaury, chiuso. E poi Magnanelli recupera il pallone, lo gioca su Xhaka troppo lungo però, troppo lungo, rimessa laterale. Il medio dinamico no, sapete che non ho visto le impostazioni, non so se va attivato onestamente, non mi è mai capitato, infatti dopo lo guardiamo, bravo che me l'hai ricordato. Scusate, ma c'ho dei nomi scritti, è un verdino quello che è. Boh, non mi ricordo più. Aspettate. Vabbè, dopo leggo un attimino con calma la chat. Bravo, consigli, rinvia coi piedi, a caso. Gonzales. Stoker. Quagliarella, il pallone filtrante, consigli. Rilancia poi verso Douglas Costa. Non riesco a fare il mio gioco in questa partita. Zaza. Prova ad allargare per Sansone. Centralmente Sansone. Pallone ancora per Zaza. Zaza di petto se la porta avanti. Poi viene fermato. Poi Buzzer di testa. Magnanelli. Passa a dire Peluso. Ferma Peluso. Serve Douglas Costa. Anzi, Douglas Costa salta un uomo. Prova a saltare un altro e non ci riesce. Xhaka prova a intervenire. Mantiene il possesso il toro. Maximovic. Gazzi. Moretti. Gonzales. Magnanelli. Poi Berardi. Berardi prova il sinistro. Deviato. Sarà calcio d'angolo? Sì. Corner. Eh sì, deviazione con la schiena. Sansone, il cross di Sansone, pallone dentro, messo fuori, arriva Versalico, prova, prova, prova. Il destro di Versalico, Padelli. Bravo, Vives. Avanti
avanza Stoker, lo ferma. Chi era? Boh, non ho visto chi era in pressing. Oh, intanto leggevo che qualcuno in chat, sempre ripeto, poi dopo vengo a leggere bene che sto buttando un occhio qua e là tra una base e l'altra, ma leggevo che qualcuno chiedeva di MyClub. MyClub l'avevo già spiegato altre volte, non riesco a farlo in live perché se gioco, se mi metto a giocare online mi crolla la connessione e non va più lo streaming, poi comincio a droppare troppi frame o mi lagga il gioco che è anche peggio. Oddio, oddio, oddio. Quindi per questo motivo ho deciso quest'anno di fare la Master League insieme a voi online, proprio in live la sera così. E poi su MyClub arriveranno, credo, qualche video ogni tanto, un po' come l'anno scorso. Tipo adesso dovrebbe arrivare un video su MyClub, mannaggia. Dovrebbe arrivare un video su MyClub a inizio settimana, per esempio. Ci sto già lavorando. E comunque con MyClub lo tratto più che altro nei video e nello streaming mi rimane un po' difficile. Da la scosta, mi si è spento tutto qui. Guarda la scosta. Partita un po' bloccata questa. Berardi, c'entra Berardi. Poi cerca Xhaka, non riesce a mantenere il possesso. Però probabilmente prima era il Verona che era un po' scarso perché io sto facendo parecchia fatica adesso contro il Torino. Gonzales. Bravo, Magnanelli interviene. Poi Gazzi, Bruno Peres. Amaurì. Bruno Peres, pallone per Quagliarella, il tiro di Quagliarella è il gol, ecco appunto, me la sono gufata benissimo. Depo Riptodo perché non farò il non farò Road to Division 1 quest'anno, l'ho detto mille volte. Non lo faccio. Allora. Ok, sto un attimo leggendo la chat. Vediamo di raddrizzare sta partita, dai. Gazzi. Stoker. Finisce il primo tempo. 1-0 per il Toro, gol di Quagliarella. Non benissimo, non benissimo, anzi, per niente bene in realtà. Xander mi consigli PS4 e Xbox One, ma la scelta è puramente soggettiva. Io ti dico che ho una PS4, mi trovo benissimo così perché preferisco le esclusive Sony, ma è gusto soggettivo come sempre. Bersaglico, il destro deviato, Padelli vola e la blocca. Bruno Peres. Avanza Bruno Peres. Quagliarella da nascosta. Bruno Berardi. No, non va. Non va, non va, non va. Fra poco facciamo qualche cambio perché nel caso il Toro fa pure Melina. Non riesco neanche a prendere il pallone. Gonzales, niente, non c'è verso. Oh, Buzzer, ci pensa lui. Chiede palla a Xhaka. Fa contenta Buzzer, ma male, molto male. Poi in qualche modo Sansone non riesce però a portargli al pallone. Gonzales, niente, non riesco a prenderla. Sto correndo completamente a vuoto. Stoker. Oh, dai, teniamone una. Niente, neanche questa. Di là, bravo. Magnanelli. Bersaglico. Tutto chiuso però, andiamo a dare la scosta. Per Xhaka. Xhaka per Bersaglico. Sale vicino a lui Magnanelli. Poi
Prova, prova, prova che è il destro, prova. Manganelli, a parte che ha tirato di sinistro, mi sa. Padelli blocca. E rilancia subito verso Bruno Peres. Consegnate, sì, consegnatemi, consigliatemi qualche cambio da fare, no? Qui bisogna intervenire. Dalla scosta, avanza, ecco, lui è uno di quelli che è un po' stanco, io ad esempio, molto stanco, anzi. Pallone per Berardi, in mezzo chiede palla Zaza, cross basso verso Zaza che però non ci arriva. Stoker. Vives. Bruno Peres. Niente. Xhaka, pallone profondo per Sansone, dai. Saltalo, niente. Non salta l'uomo. Moretti la tiene pure in campo. Niente, non me ne va bene una in sta partita. Vediamo un po' che dite qua. Ok, oh, la palla. Xhaka. Cambia gioco, guarda di là. Bello. Lancio per Berardi, prendila, prendila, prendila. Cambi. Allora, Taider al posto di Xhaka, che ha fatto poco, giustamente. Ah, già che mi sono fermato, leggo un attimino un po' di commenti. Allora, cosa sto facendo qui? Aiuto. Allora, fuori Xhaka, dentro. No, con che modulo sto giocando io, scusate? Non era questo il mio modulo. Ma se l'ho cambiato adesso per sbaglio, vabbè. Boh, non. Magnanelli. Bah, facciamo così, va. Io provo a mettere dentro anche Lazarevic. Posto di Berardi, che anche lui non è che ha fatto granché. Beh, ho cambiato modulo, ma tanto cambia poco. Guarda che bello lo stemma sulla spalla. Keep calm and poop rainbows. Che tecnicamente sarebbe in italiano. Calma e caga arcobaleni, più o meno. Stai calmo e caga arcobaleni. Lazarevic. Riesce a far passare il pallone per Versalico, dai, dai. Si accentra Versalico, carica il sinistro Versalico, Padelli lo respinge, non è finita. Lazarevic ancora calmo, no. Là dall'altra parte devi farla quella finta. Non va bene per niente. A fine partita il gioco è andato a tifare per diritto. Dritto per diritto. Ci sta, ci sta. È veramente oscena questa divisa. È talmente brutta che diventa paradossalmente bella. Gonzales. Cioè, è talmente brutta che non potevano metterla, quello è il senso. Magnanelli. Taider. Niente. Stoker, lancio. Guarda, mo segnano pure 2-0. No, 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 vai. Consigli. Versalico, avanza. Dai che c'è spazio. Chiede palla a Zaza. Guarda Zaza, guarda Zaza. Ah, c'è la click. Questa mi sa che finisce così. Vicino anche al gol del 2-0 il Toro. Buttiamola giù. Tanto fuori Stoker, dentro El Kadouri. Vabbè, se vincete pure i rimpalli, allora significa che sta partita non devo neanche pareggiarla io. Calma, che vuoi, perché esci coi piedi? Ma sei matto? Vai Zaza, guardalo larghissimo Sansone, vai. Adesso qualcuno in mezzo però. Cross di Sansone d'esterno, che tira. No. Stoppata malissimo.
Niente, partita deludente questa trasferta a Torino. Sarà la maglia che porta sfiga. Male, male, male. Vediamo di fare meglio la prossima. Classifica. Beh, però dai, siamo lì. Non abbiamo perso tanti punti. Cioè, tante posizioni più che altro. Allora, Floro Flores per Zaza, consigliava Marvel. Amico degli internazionali, qui intanto. Andiamo avanti, va. Il rapporto sapevo che si aggiornava, dai un'occhiata. Andiamo avanti. C'è la Sampdoria adesso. Allora. Pietro, non so neanche chi sia quello che hai nominato, sinceramente. Non so chi sia, neanche me ne frega niente. Comunque, anzi, sono pure contento ora che ti dico. Allora, andiamo. Stavolta divisa nera. Vai, calcio d'inizio. Allora. Ok, Sassuolo Sampdoria. Vabbè, saltiamo entrare in campo delle squadre, andiamo a giocare. Via. Subito dalla scosta sul pallone. Allarga per Berardi, male, 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 male. Però la va a recuperare, bravo. Saka. Attenzione un attimo, arrivo subito. Piccolo problemino tecnico, momento. Eccomi qua, scusate la piccola interruzione. Dunque, allora, Agnanelli, dai la scosta, dai, 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 dai. Xhaka. Da. Oka, è vero che c'è ancora Okaka qui. Palombo, Silvestre. Soriano. Fermalo, bravo Xhaka. Sansone, dai, dai, dai. C'è il taglio di Zaza. No, volevo saltarlo. Rekik. Eto'o. Dai. Rekik. Bazzuer. Chaka.
Hansa Xhaka. Ah, non ci arriva Zaza. Andando a picchiare i genitori che fanno casino è bellissimo. No, comunque è andato a sovrastare il cane che stava graffiando sulla porta. Oddio. Xhaka. Avanza a destra, Xhaka. Poi si accentra. È mancino Xhaka, sì, proviamo. Chiuso, attenzione, arriva Versailles. Uffa. Obiang. Bravo. Bravissimo Buzzer. Della scosta. Dai, che stavolta stiamo giocando meglio. Versailles, c'è tantissimo spazio. Xhaka. Peluso. Il cross e poi ok. Sì, esatto, era colpa di Pedro, sì. Vi ho alzato un pochino l'audio, che vedevo che non si sente. Di solito lo metto molto basso l'audio del gioco, ma ditemi se così va un pochino meglio, perché non posso sentire come esce l'audio nello streaming. Vai, la scosta. Fai qualche skill, eh. Il problema è che su FIFA le skill. Sì, su FIFA, cioè, su FIFA sono molto più facili. Ecco qui, ti ho fatto il doppio basso, ma. Boh. Pure 350 punti. Però qui le skill sono molto più difficili da fare, non sono come FIFA. Un po' più sempliciotte che le puoi fare anche in partita, vedi, qui se le fai perdi palla. Cosa che peraltro, oddio, è anche un pochino più realistica, perché le skill vanno fatte nei momenti giusti e con i giocatori giusti soprattutto. Rilancio di consigli, bella questa palla per Zaza, bella tesa. Zaza la stoppa un pochino male. Nella scossa ci mette un quarto d'ora per metterla giù. E infatti perde palla. Però ce l'abbiamo ancora noi, Magnanelli. Vieni incontro, Sansone, vieni incontro. Beh, chi c'è qua? Buzzer. Già veramente bene sto buzzer. Fallo intanto. Vabbè. No. Oddio, oddio. Muriel, Muriel, pallone dentro. E tu? Consigli. Rekik. Buzzer. Peluso. Sale Peluso. Zaza. La finta di Zaza che se ne va. Guarda che c'è da nascosta. Mamma mia, era passato il pallone. Peccato, peccato. Però ci siamo, dai. Certo, dobbiamo segnare perché sennò i punti non li portiamo a casa, però. Guarda Zaza, eccolo. No, di testa. Aspetta che scende, cavolo. Aspetta che scende e tiri, no. E tu? Ecco. No! Che cosa ha fatto, consigli? Che riapprezziamo sta roba in tutto il suo splendore, no? Cioè, boh, vabbè. Ditemi se io devo trovarmi sotto al primo tiro in porta, che neanche. Vabbè, sì, il tiro in porta c'è stato, però era debole debole. E poi se la manda dentro da solo, completamente da solo. Magnanelli. Bello questo tocco per Versalico. Versalico sul fondo. Versalico tira. Certo, il suo para però. Palla fuori.
Dai, la scosta chiede palla, viene accontentato, il cross. Colpo di testa e palla fuori, niente. Non entra, non va dentro. Peluso. Dai, bravo. Sansone. Guarda Zaza, guarda Zaza, al momento giusto, eccolo. Fallo! Cavolo, Zaza è veramente uguale. Però non puoi sbagliare sti gol, almeno una porta prendila. Rekik non la prende. De Silvestri. Pallone dentro, oddio. Peluso. Finisce qua. Finisce qua il primo tempo. Prova a fare un 4-2-2-2 con Taider, Magnanelli, Mediana. Xavier, De Costa, tre quarti, Zaza, Berardi in attacco. Sai che non è male. Prossima partita proviamo. Adesso finisco con questa formazione, ma dopo ci proviamo con questo 4-2-2-2. Non è male come idea. Sì, mi piace. Ho paura che sia troppo imbottigliata al centro come formazione, nel senso che forse è troppo centrale, troppi centrali. Però proviamo come va. Non mi dispiace sulla carta. Saga. Bella questa palla per Sansone, forse un po' lunga. Però ci arriva Sansone. Se la crossa bene. Niente. Dai la scosta. Sale Versalico, dai la scosta. E non fermarti, Versalico, vai fino in fondo. Stai sulla posizione. Oh, caca. Pallone profondo per Soriano. Vabbè. Consigli ha deciso che dobbiamo perdere la partita. Non, tra l'altro non ho fatto uscire neanche io, ovviamente. Gol di Soriano. Tra l'altro gran gol di Soriano, eh. Vedi, io dicendo che forse era il caso di cambiare difficoltà, ho portato una iella clamorosa. Guardate qua che uscita, mamma mia. Gran gol di Soriano comunque, bello bello. A sto punto 4-2-4 spregiudicato. Vabbè, ma tanto questa ormai è andata, senza che perdiamo tempo a fare cambi e controcambi. Vabbè, però. La faccio anch'io così. Certo, me lo fischia. Ure. Diciamo che l'impatto di Xhaka nella nostra nuova squadra non è stato proprio un granché. Chi salta? Vai, vai Sansone, metti giù sta palla. Sì. Vabbè, ho capito. Riparte la Samp con Soriano. Magnanelli. Dai, nascosta. Dai, dai che ce l'hai. Dai che ce l'hai. Bravissimo, Sansone. Rientra. Rientra bene. Oh, guarda, guardalo. Sali, Xhaka, sali. Tira, va. Bel tiro di Sansone. Berardi alla bandierina. Il cross verso Zaza. Roberto ha due uomini, Zaza. E apre ancora verso Berardi. Contro cross per Zaza di destro, palla alta. Niente, non la prende mai la porta. Sì, il dubbio di Marver è anche il mio, del fatto di avere i giocatori un pochino a pestarsi i piedi ed avere poca gente sugli esterni. Oddio. Sì, vabbè. Qua prendiamo l'imbarcata, ogni volta che la sondata viene avanti fa gol. Però vale la pena provare, una partita col 4-2-2-2 si può anche provare dopo. Tanto questa mi pare di capire che è clamorosamente andata. Niente.
La riprendi, Chaka, bravo. Guarda Zaza, guarda Zaza. Vabbè. Chaka. Berardi. Sale Versalico, Versalico sul fondo, il cross deviato, calcio d'angolo. Cross di Berardi, pallone sul secondo palo, non ci arriva nessuno, bene così. Muriel, sta c'entra Muriel. Magnanelli. Cerchiamo almeno di rendere il passivo meno pesante, dai. No, però. Sì, qua finisce pure peggio. Brutta palla, brutta palla. Sarà che i nuovi arrivi mi hanno guastato un po' troppo lo spirito di squadra? Sansone. Sa c'entra Sansone. Pallone per Xhaka. Xhaka salta un uomo. Tutto chiuso però. E poi si fa anche fermare come un pollo. Bravo Sansone che recupera. Ancora per Xhaka. Tira, va anche se il destro non è il tuo piede. Sansone, fallo, fallo. Deviazione e gol, dai. Boh, non credo che la riprendiamo però. Qui ci vuole il ritiro punitivo, sì. Sansone bocciato in pieno. Ma il fenomeno Peluso. Ma questa è. Bellissima comunque la scenetta dell'arbitro che invita il giocatore che sta uscendo a fare presto. Facciamo dei cambi però. Ah, Xhaka è morto. Mettiamo un Missiroli, va. Pure Douglas Costa è abbastanza morto. Mettiamo Floro Floro qui, che lo vedo anche in forma. E basta, mettiamo Taider al posto di Magnanelli a fare un po' di legna. Mamma mia. Cambia gioco, eh? Bravissimo. Che è caduto da solo Buzzer? Lancio vero Kaka. Versalico un po' in ritardo. Riesce comunque a chiuderlo? No, perché Kaka lo salta. E poi rea kick. E poi angolo. Calcio d'angolo per la Samp. 81esimo, anzi 82esimo ormai. Buttala dentro, consigli, dai. Versalico, avanza Versalico, che ne palla Zaza come al solito. Versalico va da Sansone, che era rimasto indietro, ancora Versalico. Chiama avanti Taider, che va verticale da Zaza. Zaza, Madonna, troppo, troppo, di meno. Ma lì assolutamente di meno. Missiroli. Zaza. Tienila. Bravo Versalico, in chiusura su Kaka. Peluso, eccolo. Si è visto poco in effetti Peluso. Missiroli, re kick, Peluso, Sansone, risponde per Missiroli, è partito Zaza, Floro Flores, dai però salite, date una mano qua, eh sì, Eto'o, uno due con Muriel, consigli, blocca e rinvia, Floro Flores non la prende. La prendono sempre i blu cerchiati, poi grandissimo intervento di Versalico.
Finisce qui quest'altra partitaccia. Altra sconfitta. Sassuolo 1, Sampdoria 3. Domani tutti a correre come se non ci fosse un domani. E se non lo fai. ci sta, ci sta. Il ritiro punitivo. Allora, mollo, ma che mollo. Vabbè, stiamo scendendo verso la metà della classifica, verso la posizione che ci compete, dai. Vabbè. Questi sono gli incassi, questo è il rapporto, che vabbè. Valutazione media 6, abbastanza penoso. Squadra del mese. Però c'è Versalico, nonostante lo schifo che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Palermo-Sassuolo. Ah no, il modulo, fermi tutti. Manuale. Come si cambiava qua il modulo di aiuto? Però me li mette esterni, quella è la fregatura del 4-2-2-2. Sì, posso spostarli al centro io manualmente. Fare magnane, vediamo un attimino. Boh, si può provare, dai. No, però non sono molto convinto. Lasciamo un attimino, facciamo così. Facciamo 2, ecco 3. Cambio formazione. 4. 2-2-2. E mettiamo. I trequartisti qua. Ho paura che venga un po' troppo centrale, però vediamo come va. Allora, tu fai il mediano, tu pure. Però Xhaka, trequartista, ha paura che perda. Vabbè, gli facciamo fare il centrocampista qua, più o meno. Dalla scorta che fa il trequartista puro. Ovviamente Berardi in attacco, come seconda punta è perfetto. E qui mettiamo Taider. Fare il CC pure lui, dai. Stiamo leggermente più avanti, magari, dai, dai, ecco, tipo così. Più o meno. Non so quanto possa funzionare, però proviamo. Vediamo come va. Sì, assolutamente, il Parma di Malesani, come no? Crespo, Veron, Turan, Buffon, Asprilla, sì, è vero. Sì, quello è praticamente il primo Parma che io ricordi, nel senso che quello era il Parma che c'era quando io cominciai a seguire il calcio, alla fine degli anni 90, se non sbaglio 97, 98, 99, quegli anni lì. E quelli sono gli anni in cui ho cominciato a seguire il calcio e quello è il primo Parma che io ricordo proprio con in testa. È grande squadra, è vero, grandissima squadra. Tra l'altro non hai citato la difesa, che c'era Cannavaro, Benarrivo, è una grande squadra veramente.
E poi c'era Faustino Asprilla, che mi ricordo che c'erano anche le schede telefoniche che io collezionavo, tra l'altro c'era quella di Faustino Asprilla, ce n'avevo tipo 5 o 6. Sì, fatto con i soldi dei risparmiatori, giusto? Tanto giochiamo, no? Qua gioca a Palermo sotto la pioggia. Ecco. Cominciamo subito bene. Gol di Dybala. Non sappiamo più vincere. Ma perché c'hanno quelle maniche orribili rosse? E dalla scossa c'è la blu, tra l'altro. Che cacchio? Tipo fatti a canottiera, boh. Vabbè, c'è qualcosa che non va. Basket. Insegue dai der. Poi Xhaka. Avanza Xhaka. Cioè Zaza richiede palla. Xhaka invece si appoggia a Versalico. Versalico va centralmente da Douglas Costa. Non è male idea. È sceso Sorrentino. Rosicky. Dai der. Bravo Zaza. Zaza arriva sul fondo. Pallone per Xhaka, il sinistro deviato. Berardi di testa non la prende. Niente. Riparte il Palermo. Lazar. Avanza Lazar. Si ferma. Non è fallo, ma questo non è fallo, è massimo fallo laterale. Ma sono d'accordo per niente. Bravissimo, consigli. Una volta tanto la blocchi bene. Rekik. Avanza Rekik. Xhaka. Prova ad andarsene dai der, bravo in mezzo a due. Pallone per Xhaka. Zaza va in mezzo però. Xhaka fino in fondo. Xhaka il cross, pessimo, pessimo. Nonostante il sinistro mi pare sia il suo piede. Ecco. Dai. Dai. Rekik, mamma mia, uno stop terribile di petto. Vitiello. Pressato, dai, dai, dai. Niente. Neanche col pressing in tre riusciamo a prendere palla. Vai, vai a prendere. Niente, neanche questo. Oh, dai, no. Mi saltano sempre all'ultimo, anche stavolta. Dybala. Si gira Dybala, punta la porta. Chiede l'1-2, ma Bazzo era attento. Dai, andiamo a pareggiarla questa, su. Rekik. Profondo per Xhaka. Zaza chiede il pallone. Cabella. Prendila, Xhaka, dai. Bello, un fenomeno. Taider. No, avanza Taider, ma Zaza è sempre così largo. Devi andare in mezzo, Zaza. No. Sa che questo modulo non funziona tanto. Non tanto per... Oddio. Non tanto per... Io ho paura che si pestassero un pochino i piedi, ma... Che comunque si creasse troppa densità al centrocampo, invece quello no. Il problema è che manca il supporto degli esterni, perché i terzini salgono poco, visto che si allarga sempre Zaza. Douglas Costa. Ecco, una rara occasione in cui sale il terzino, Versalico. Versalico entra in area. Vabbè, qui ho sbagliato io. Qui ho voluto troppo io. Bravo, bravo Xhaka.
Guardalo, guarda Berardi, questa è buona. Berardi, fallo, fallo, Berardi. Mamma mia. Tira! Tira la nascosta, qualcuno segni. Niente. Adesso andiamo il contropiede. No, perché c'è Capitan Magnanelli. Lancia subito Zaza. No, non era fuori gioco. È vero, c'era pure Chiesa in quel Parma. Come retro gaming? Ho detto adesso. Bravo, bravo Magnanelli. Oh, sarei da nascosta questa parte. Centralmente per Xhaka che sale di là. Prova, prova col sinistro a incrociare. Bene così. Wicani. Ah, non è solamente Wicani. Togliti, finisce il primo tempo. Allora, proviamo a rimettere le ali, oh. Ok, e ovviamente facciamo i cambi per sistemare. No, non era questo il modulo. Cavolo, me l'ha cambiato. Questo. Ok. Magnanelli mediano, Taider CC, la nascosta, mettiamo Xhaka qui. Berardi di qui. E Sansone dentro. Ok. Proviamo così. Ma mica non gioca più a Palermo dalle guerre puniche. Da quando Annibale varcava le Alpi, ma no. Dai. Palla, eh. Ma tanto non la prendo mai. Peluso. Vai, Xhaka. Oh, Sansone subito larghissimo. Guarda Zaza. Ma che palla era? Mi ho detto guarda Zaza. Bravo, da nascosta che la ruba. Vattene solo, da nascosta. Vattene solo. Spero che l'ha deviata. E comunque sia. Vabbè. Magnanelli lotta, non riesce a prendere il pallone, ci arriva Rekic che è da lontano. Guarda Zaza, dagliela bene, sì, questa è giusta. Ehi, fallo, mi ha messo un piede in testa. Si gioca, fallo laterale. Almeno un pareggiotto ce lo meritiamo, dai. Peluso. Andava nascosta. Il cross perso Berardi che non ci arriva, ovviamente. E riparte il Palermo. Dybala, Busquets, Dybala, se ne va Dybala, fermato, molto bene, poi che culo, vince il rimpallo, ci arriva Busquets e gol. Ha vinto il rimpallo qui e praticamente si è trovato Busquets davanti al portiere. Peccato perché l'intervento era perfetto, poi la palla esce fuori così e vabbè. Bene, direi che sta andando veramente male stasera. Da nascosta, avanza. Tira, va. Sì, Wicani la blocca. Bravo, Magnanelli di testa. Poi Berardi però viene chiuso. Barreto, avanza Barreto. Pallone profondo per Dybala. Dybala in porta. Il tiro, palla in rete.
Possibile che io dovrei sempre sti imbarcati ogni volta che arrivano in porta segnano, ma si può fare una parata ogni tanto. Ho dato per scontato che avevamo un buon portiere per il campionato che dovevamo fare, invece mi sa che il portiere è la prima cosa andata comprata qua. Per carità, non è colpa sua questo gol, però una riflessione in generale, perché ogni volta che prendo un tiro è 9 volte su 10 è gol. Zaza. Qui invece non riusciamo neanche a girarla mai verso la porta. Xhaka, guarda che stop che ha fatto. Buzzer. Xhaka un po' deludente, si può dire. Versalico. Sta c'entra Versalico. Poi cerca e trova Sansone, fermato al momento del tiro. Salta, salta Magnanelli. Bravo Magnanelli, un leone, un leone. Peluso. Guarda Sansone, no? Sansone, la finta. Palla sul destro. Dalla scossa, nello stretto, dalla scossa, fermato da Andelkovic, che poi rischia. Poi Gonzales. E poi Lazar. Lancio a tagliare il campo, Rekic. Vasquez. Madonna, ogni volta che esce consigli mi si gela il sangue. Sansone. Gonzales. Niente. Vabbè, pure questa ormai è andata. Consigli. Ecco, appunto. Sciaga, bravo. Dalla scosta. Versalico. Beh, si allunga sempre quel tantino di troppo. Lazar. Ed è qui devo cambiare qualcosa, ma non capisco cosa. Non sono neanche convinto di dover cambiare qualcosa in realtà. È che. Oddio, non è che giochiamo bene, eh. Che giocare bene è un'altra cosa. Però, boh, anche sta partita, ma cioè, non c'erano 3 gol di differenza, secondo me. Vabbè, passo più. Fallaccio. Sansone, mamma mia che lentezza. Ecco, Sansone, fino in fondo. Madonna, ma questo era un cross, ma perché crossa dritto per dritto? Ciao Raf. Qui c'è De Francesco che sta a gufà. Niente. Si riesce anche a rinviare il pallone. Dybala, tiro. Consigli para, attenzione. Sì, para quando non serve più a niente, però para. Bravo, palle alte non ne prendo una. Finisce qua, 3-0 secco senza storia. Allora. Sicuramente Magnelli e Buzzer, Sansone e Xhaka. Io non sono convinto di cambiare formazione. Tanto più passa il tempo e più ci avviciniamo alla Serie B qua. Che squadra è Tumarun? Ma che era? No, beh, prego, io
Queste partite no, no, la Coppa Italia contro il Tumarun, io voglio, non voglio giocarla, io la simulo. Prego. Almeno il Tumarun lo battiamo. Era solo andata. Simuliamo anche il ritorno. Abbiamo ricevuto un'offerta per Biondini da Cordoba CF. Offerta per Biondini, eh? Che dite, che facciamo con Biondini? Alla fine lì abbiamo... Beh, oddio. Ci abbiamo Missiroli a centrocampo che può giocare. Ci abbiamo Taider. Forse di Biondini se ne può fare a meno. Magari con sti soldi a gennaio prendiamo Schnagerlen. Ah, io direi di venderlo. Vediamo un attimo che dite voi. 4-3. 2-1 con Xhaka Magnanelli e Taider a centrocampo. Berardi e Costa sono tre quarti. 4-3-2-1. Albero di Natale, sì. Spediscilielo, mandalo via, via via. Beh, insomma, vi piace Biondini. Via. Prova a trattare un pochino, però magari. Dai, facciamo un 8 e mezzo, lo chiediamo un 8 e mezzo. Poi qui non si può fare, però sì, insomma, io punto all'8 e mezzo, dai. 91% di riuscita. Vediamo invece il rapporto dell'osservatore. Niente che mi piaccia. Andiamo avanti, va. Ok, ancora il Tumarun. No, salta l'incontro. Basta col Tumarun. Scusate, abbiamo perso. Cioè, abbiamo perso 4-0 col Tumarun. Madonna. Sono veramente allibito da questa cosa. Vabbè, ciao Coppa Italia, così. Questa squadra non sa più vincere. Dobbiamo tornare a farlo contro il Milan. Che ore sono? C'è tempo, sì, c'è tempo per farlo. E lo faremo con la nostra divisa arcobaleno. Andiamo. Stasera l'abbiamo vinta una partita. Ah sì, abbiamo vinto quella col Verona all'inizio. Quando mi illudevo che il gioco fosse troppo facile, dicevo, ma forse devo alzare la difficoltà, sono troppo forte. Ah, pa, 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 pa. Ho vinto una partita. Dai, va. Ceci, mamma mia, questo se la prendeva lo segnava sicuro, eh? Peluso, dai, dai. Xhaka, Sansone, dai che li sento in forma stavolta. Dai,
Zaza, però devi smetterla di venire a prenderti palla sulla fascia. Vai in mezzo. Dai, scosta. Si sposta il pallone sul sinistro. Lo prova. Lopez, Diego Lopez. Abate. Subito il lancione a cercare destro. Prendi. Aia. Aia, buzzer, bravo. No, è buono, attenzione. Destro, le finte di destro, quali finte poi? Pallone dentro, gol. Sempre la solita storia. Il primo tiro va sempre dentro. Mica mi avrà segnato quella pippa di Van Ginkel. Marcatore? Boh. A vederlo mi era sembrato Van Ginkel. Non so neanche se qui è ancora il Milan. Sì, ecco, era sicuramente lui. Incredibile. Incredibile. Zapata. Buonaventura. Allora, scosta. Xhaka. Guarda Zaza, dagliela bene. Zaza di testa e dagli un po' di potenza a sto pallone, mamma mia. Beh. Peluso. Xhaka. Complimenti, Xhaka. Io a gennaio lo rivendo. L'ho già scocciato. Van Ginkel. Alex. Lancione. Peluso di testa. E poi Xhaka che non ne prende una come al solito. Consigli para, incredibile. Ciao Simo, continuo fino a altri 20 minuti. Probabilmente questa è l'ultima partita. Poi dopo. Dopo vi carico, cioè vi linko. Oddio! Vi do il link per scaricare queste divise. Se a qualcuno interessava. E. La prendi? Sì. E niente, poi proseguiamo settimana prossima. Buzzer, lancione. Bravo. Peluso, avanza Peluso, guarda Zaza. Vabbè. Però gioco male proprio io, cioè sto giocando veramente male, male, Peluso. Xhaka. Avanza Xhaka. Nessuno lo attacca. Però neanche nessuno che si smarca. Niente. Sansone, prova al destro. Addirittura la blocca Diego Lopez. Peluso. Bravo. Bravo, bravo Magnanelli, è sempre lui che recupera sti palloni. Apri per Sansone, bravissimo. Sansone, palla sul destro. Sansone entra in area, lo prova al destro, a fil di palo. Sansone vicino al gol. Alla fine Sansone dei tre davanti sarà anche il più scarso, ma è l'unico che produce sempre qualcosa di pericoloso. Sansone. Dai, la scosta. Salta un uomo, dai, niente. Lancio De Jong per Esharawi. Esharawi, il tiro di Esharawi la para, consigli, fa anche un bel intervento stavolta. Xhaka. Avanza Xhaka. Chiede l'1-2, lo ottiene con Dai, la scosta. Zaza poi chiama palla. Zaza. Vabbè, c'era pure un po' fallo. Infatti lo fischia. Però qui, boh, Sansone. Gioca corta su Xhaka. Dentro per Peluso. Peluso, il sinistro di Peluso. Palla fuori di niente. Almeno si vede qualche piccolo barlume di speranza ogni tanto. Un paio di volte siamo arrivati in porta almeno in sto primo tempo. Il mio è Diego Lopez. Perché Dai la scosta mi fa il terzino qua? Berardi. Perde la scosta.
Si porta palla sul sinistro, Magnanelli, Magnanelli. Però non sale nessuno a dare mal forte qui. Ecco Peluso che arriva adesso. Dentro ancora per Magnanelli. Magnanelli il cross. Messo fuori. Ancora Magnanelli però. Non molla mai, non molla niente. Poi però lo ferma Abate. Cecchi attacca Rekic, che in qualche modo lo costringe a sbagliare. Bazzo recupera. Adesso il Milan è un po' sulle gambe. Dai, dai. Magnanelli. No. Abate, lancio lungo. Cercare destro, che la prende, ma lo ferma Bazzer. Poi bravissimo Versalico. Consigli. Bene, ognuno fa il suo dovere. Bazzer. Xhaka finisce qui il primo tempo. 1-0 per il Milan. Morata si è rotto, come si è rotto Morata? Ma veramente? Sì, sì, sono abbastanza d'accordo con Martander che dice, posso dire che quello che mi sta deludendo di più è Zaza? Ti do dire la verità anch'io, non mi piacciono per niente i movimenti che fa perché si allarga sempre troppo e poi davanti alla porta nelle ultime partite non ne tira una bene. Sansone, prova il destro Sansone. Almeno come al solito lui ci prova. Ma scusate, si è fatto male con la nazionale o con la Juve? Berardi, ovviamente parlo di Morata. Douglas Costa. Douglas Costa. Tira, Douglas Costa, tira. Niente. Va, Sansone dalla bandierina. Il cross verso Xhaka, pallone messo fuori, vediamo chi arriva prima, c'è destro, c'è anche Rekic. Versalico. Berardi chiede palla e la ottiene. Addirittura due uomini su Berardi. Allora si gira, se la porta sul sinistro, Berardi lo prova il sinistro, la respinta del portiere. Madonna, Zaza gli tira addosso però. Portiere a terra, Zaza gli ha tirato addosso. E qui prendiamo il gol in contropiede. Cerci. Cerci, il tiro a giro, consigli, meno male. Versalico. Chiede palla a Zaza che come al solito si viene ad allargare, strano. Ma. Sempre meno convinto dai movimenti che fa Zaza. Bazzer, consiglia addirittura il controllo col tacco. E poi Berardi, Magnanelli, Douglas Costa, Xhaka. Sansone sempre largo, Xhaka invece vuole andare da Zaza al sinistro. Per la prima volta fa movimento da centravanti, fa una cosa da centravanti. Ma col sinistro la spara alta. Peccato. Anzi, proprio al lato. Nazionale, scontro di gioco stasera, minchia. Ma mi sta palla. Magnanelli. Antonelli, Lancione. Sharawi, il tiro deviato in angolo, mamma mia, che sofferenza. Ma Zaza, niente, non la prende neanche di testa. Versalico. Chiama avanti Xhaka che apparentemente stava facendo il difensore centrale aggiunto. Xhaka. Prova il lancio, il taglio di Berardi. Berardi
Diego Lopez, un tuffo rallentatore che però è efficace. Eppure io ci sto tirando anche in porta in sta partita, ma non c'è verso. Peluso. Peluso un po' in ombra in queste ultime partite. Sansone. Dentro per Douglas Costa il sinistro e palla fuori. Ma che devo fare per segnare? Cioè, se non prendi la porta al limite dell'area piccola, ma sarà che forse hai sbagliato mestiere? Guarda come l'ha toccata. È anche fuori di poco poi. Boh. Magnanelli. Madonna, pure Berardi completamente assente. Cambi. Sapete che c'è? Io butto Floro Flores di punta proprio. Mettiamo Taider al posto di boh, di Xhaka. Basta. Sì, esatto, Eddie, ma in realtà abbiamo pensato la stessa cosa. E ho messo esattamente Floro Rojas al posto di Zaza. Vediamo se cambia qualcosa. Berardi. Dai che c'è spazio. Va troppo lento Berardi però. Alex è più veloce, vabbè. Vabbè che è stanco, però. Neanche a farsi dipendere in velocità da Alex. Stai der. Dai, scendi Peluso una volta tanto sta fascia. Peluso, il cross verso Floro Flores. Di testa! Di testa Floro Flores! E chi cazzo lo mette più Zaza? Al primo cross l'ha messa dentro. Lui che non è una punta, che è una seconda punta. Ha fatto più cose da centravanti lui in 30 secondi che Zaza in 4 partite. Finta andare sul secondo palo e poi taglia sul primo le spalle del difensore. Inzuccata perfetta. Schiacciata a terra. Ed è subito 1-1. Rekik. Bazwer. Dai, la scossa qui rischia. Peluso. Dai, dai, che c'è spazio. Centralmente, Peluso, vai. Bravo. Bravo, chiama avanti Versalico. Fallaccio su Versalico. Ammonito Bonaventura. Ok, io non le so tirare, però. No, vabbè, non buttiamo la punizione così, poi imparerò piano piano. Berardi. Berardi sul fondo. Vabbè, ho capito, ma se non riesci mai a superare Alex, ma è un problema serio però, eh. Allora scosta. Forse c'è fallo. No, si gioca. El Shaarawy. Attenzione. Lancione per Cerci. Dove vai? Consiglio. Dove vai? Chi ti ha detto di uscire? Vabbè, va. Aiuto, aiuto. Magari ripartiamo. Magnanelli, è sempre lui. Flor Flores. Prova a tenerla su. Non ci riesce però. Destro. Bravo, Taider. La scosta, niente. Ah. Bravissimo Peluso. Per Versalico. La chiamata. No, fuori gioco, no. Era fuori gioco di Taider. Porca miseria. De Sciglio. Lancio lungo. C'è Bazwer. Bravo Bazwer. Peccato che c'è solo De Jong lì. Vabbè, finisce qua, dai. Visto il periodo da cui stiamo uscendo, va bene un pareggio a San Siro col Milan, va bene così. Abbiamo capito che Zaza è in un periodo di forma veramente scadente. Io spero sia solo un periodo di forma, perché se ci penso,
Zaza all'inizio campionato non è che abbia fatto grandi prestazioni mai, quindi consigli si ispira a Neuer con queste uscite pazze. Sì, peccato che il risultato non è sempre lo stesso. Vabbè, giornata in cui pareggia Lazio, il Torino, il Milan con noi, il Palermo, la Roma, dai, alla fine non si è smosso praticamente nulla. Abbiamo perso un'altra posizione in classifica, anzi. Però vabbè, alla fine siamo il Sassuolo. È più o meno quella la posizione, la nostra posizione, la salvezza tranquilla. Poi se si riesce a fare di più, meglio. Vedremo anche se metterci le mani magari a gennaio. Arriviamo a ridosso della prossima partita e poi ci salutiamo. Non faccio in tempo a fare un'altra. Amichevole internazionale porta. Abbiamo ricevuto un'offerta per Sansone al Valencia e per Pego dall'Almeria. Vediamo. Ah, qui proprio il mercato non dorme mai su questo gioco. Vediamo. Vabbè, Pegolo per 7 milioni. Proviamo sempre a tirare un po' la corda. Se è possibile. Sì, è possibile. Però sono già tanti, va più che bene. Biondini a no, 9 milioni Biondini. Posso tirarla ancora un pochino? No, 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 no. Va bene. Biondini 9 milioni va più che bene. Sansone io lo venderei pure. Beh, però il Valencia, beh, vediamo se c'è qualcosa da scambiare, va. Il Valencia, beh, potremmo vendere piatti. Beh, ci andremo a guadagnare, cavolo. Velocissimo piatti, se no Wesley Sneijder hanno. Secondo me non serve, però. Beh, se Feghouli, però anche lui a noi. Mustafi. Boh, che dire? Prima che chiudiamo, datemi sto consiglio. Che facciamo qua? Facciamo lo scambio con Piatti o con Negredo? Ma perché no Negredo? Vabbè, però Negredo qua, boh, non lo so, no. O Rodrigo. C'è anche Rodrigo. Però un po' scarsino, forse. Che facciamo? È vero, uno Lamelo. C'hai ragione, Marver. Ciao Malartanda, è notte. Ciao, intanto ciao a tutti, che se ne sta mandando. Non so cosa fare. Dai, devo prendere questa decisione al volo. No. Io non lo faccio lo scambio. Forse con Piatti. E non lo so. Perché lui è velocissimo, è resistente, però boh. No, senti, aumentiamo il costo, ma neanche. Ma sì, ma un pochino, vediamo quanto ci danno, ma io Sansone non lo cederei comunque. Perché anche se è scarso, boh, è l'unico che gioca in questa squadra. Allora. Vai su un bel CDC, secondo me tira a pezzo la squadra. E c'hai ragione, sono molto d'accordo. Anche perché Missiroli ci sta abbandonando qui intanto. Si sta invecchiando il buon vecchio Missiroli. Niente, la prossima volta riprenderemo questo Sassuolo Bologna. Io intanto vi linko sulla pagina Facebook adesso, prima di chiudere. Vi metto il link per scaricare le divise che ho creato e che avete visto qua. C'è un'offerta per Magnanelli dal Santos e c'è un'offerta per Xhaka. Oh. Vi dico la verità, se con Xhaka facciamo una plusvalenza clamorosa, potrei anche pensare di cederlo. Aspettate che mi prendo un minuto per pubblicare qui il link. Allora, copia.
Arrivo subito, eh. Opla. Dovrebbe funzionare il link, vediamo. Aspettate. Anzi, datemi la conferma, casomai. Ho appena postato sulla mia pagina Facebook, XanderGamer90, la trovate subito. Ho postato le divise, il link per scaricare le divise. Confermatemi un attimino che funziona, sì, credo di sì, eccolo qua. Sì, dovrebbe andare. E niente, se volete potete scaricare da lì, ricordo che c'è anche il file Photoshop. Dunque, vediamo proprio queste offerte e chiudiamo. Magni Anelli ci danno 9 milioni, ma non ve lo darò mai, cioè qui proprio fine trattative. Magnanelli no, è il capitano. Biondini, Sansone, bla bla bla, Pegolo, ok. Xhaka 10 milioni. Quante squadre in contatto ci sono? Madonna. Cambia il contenuto. Alza, alza. Sicuro. Se vi sta bene, bene, se no. E niente, io direi che qui salviamo e ci salutiamo. Allora, ok. Perfetto. Sto un attimo leggendo la chat. Sì. Niente, io vi ringrazio per essere stati con me queste 2 ore qui su PES. Appuntamento è per primi giorni della prossima settimana con un video su MyClub. Sempre sul canale YouTube di Spazio Games. Ovviamente la replica di questo live andrà su comunque interamente già tra qualche ora. E se tutto va bene, ci vediamo settimana prossima con un altro streaming, penso sempre sulla Master League. Quindi un saluto e buonanotte a tutti. Ciao.